13 mesi, 10 giorni di reclusione più il pagamento delle spese processuali. E questa è la pena inflitta dal giudice Francesca Pinacchio a un detenuto del carcere di massima sicurezza Sulmona a Pile, su iniziali, finito alla sbarra per aver introdotto un telefono cellulare dietro le sbarre. I fatti risalgono all'autunno del 2022, quando, secondo l'accusa, l'uomo era stato sorpreso dagli agenti penitenziari in servizio mentre telefonava dalla sua cella. Il recluso si è giustificato tramite il suo avvocato Alessandro Ricci, spiegando che il dispositivo era proprietà di un altro detenuto e che lo stava utilizzando per mantenere contatti con moglie e figli in una fase delicata della sua vita per le condizioni di salute e per le problematiche psichiatriche tutte documentate. Ciò non è bastato per evitare la condanna. Il fenomeno dei telefoni dietro le sbarre resta particolarmente attuale nel carcere Peligno, dove solo dall'inizio dell'anno ad oggi ne sono stati sequestrati 14.